La lunga notte, la caduta del duce. Allora, siamo qui con il regista Giacomo Campiotti e con uno degli interpreti, Maurizio Donadoni, il mitico Maurizio Donadoni. Allora, Giacomo, partiamo da te. Che tipo di storia hai tratteggiato? Perché ovviamente quando si tocca un argomento così delicato, il rischio di polemiche, di accuse di revisionismo storico, oppure da una parte o dall'altra, insomma, è sempre dietro l'angolo. Quindi come ti sei regolato in questa insomma, via tempestata di buche? Allora, con grande nonchalance, cioè evitando proprio il problema, non pensandoci, con grande incoscienza, mi sono fidato della lettura storica fatta dagli sceneggiatori e dallo storico, che ci lavoravano da 3-4 anni, per cui spero in maniera documentata, e a quel punto ho affrontato questa possibilità di raccontare comunque una grande storia che anch'io non conoscevo, che quindi immagino anche pochi del pubblico conoscano, e che è molto molto interessante, no? Sapere che comunque Mussolini è stato messo in minoranza in una riunione del suo stesso consiglio, diciamo, di gerarchi fascisti, mi sembrava, ecco, una bella storia da raccontare. Una cosa inimmaginabile, sì, fantascienza, sì, quasi. Poi, diciamo, siccome io fare un film meramente storico non mi sarebbe interessato, ho cercato, contribuito per raccontare anche il privato di questi personaggi, cioè per uscire, per uscire dall'idea dell'icona, no? il duce, il re, così, ma proprio di provare a entrare nel personale, e questo forse farà a qualcuno piacerà, a qualcuno meno, ma questo fa parte del lavoro. Ecco. Soprattutto raccontando anche tutti gli altri, quindi non solo quelli come punto già fermo, raccontati. Dico una cosa perché è la verità, non perché lui sia qui, come punto fermo, fin dall'inizio della produzione ho detto: ho bisogno di Maurizio Donadoni, se accetterà di fare questo personaggio, diciamo, che purtroppo scompare presto perché viene ucciso, perché ho bisogno di partire con questa storia, che in teoria poteva essere anche molto fredda, con un attore che sappia empatizzare e prendere subito il pubblico, proprio perché rappresenta, perché interpreta questo personaggio drammatico, ma ci voleva uno che riuscisse proprio, a lui è il compito di rompere il ghiaccio e di portare il pubblico dentro la serie, e penso che l'ha fatto egregiamente. Ecco, Maurizio, il tuo Nicolai, Furio Nicolai, è uno dei personaggi realmente esistiti. Che tipo era? Che idea ti sei fatto di lui? Mi sono fatto l'idea che sia l'epitome, cioè il riassunto dell'atteggiamento di molta parte della gente di allora, che era in una specie di esilio interiore, no? Magari fisicamente, esteriormente, anche perché era inquadrato nell'esercito, quindi non poteva esprimere tutta una serie di cose, ma pur aderendo all'inizio, poi dopo prende coscienza. È quello che dovrebbe succedere sempre, no? Si parte da una presa di posizione e poi si prende coscienza. I ragazzi della Weisse Rose, che stamparono 16.000 volantini contro Hitler e vennero ghigliottinati in Germania nel 1943, erano della Hitlerjugend. Erano della Hitlerjugend. Poi avevano dei professori che avevano delle librerie, gli prestavano i libri, si sono fatti una coscienza, perché bisogna sempre storicizzare, secondo me. Io non riesco a puntare il dito, ma tu hai fatto così, perché bisognerebbe esserci stati. Perché è facile ora dire io sono anti questo e anti quello, ma nel momento in cui, se dici mezza cosa, ti ritrovano col piccone, no? Col piccone piantato nello sterno su un lungo Tevere, forse bisogna. Anche a chi ha fatto, tipo Matteotti, una scelta precisa e decisa, non va fatto un piedistallo, ma un piedistallo altissimo, perché è molto più difficile allora, no? Anche i piccoli gesti. E quindi io credo che, sentite, per dirla chiara, l'hanno fatto in Ruanda, dove hanno riempito un lago dei morti, l'hanno fatto coi Khmer Rossi, che hanno ammazzato un terzo della popolazione del loro stato, l'hanno fatto in Germania, l'hanno fatto insomma, a un certo punto possiamo guardarci in faccia e dire che cosa è stato, cosa ha rappresentato, e forse anche deporre momentaneamente le armi per andare avanti per il bene della società. Se può fare questa cosa qui. Ma infatti questa pacificazione, appunto, da tanti auspicata. Ragionata, però. Quando è che si potrà avere? Insomma, fare conti con questi fantasmi del passato una volta per tutti, ma da ambo le parti, ovviamente. Quando ci renderemo conto di che cos'è il nuovo totalitarismo?
finché non abbiamo coscienza di che cos'è il nuovo totalitarismo, che è quello dei grandi gruppi che ci controllano e ci mappano i sentimenti. Hai mai pensato tu che per esempio l'interruttore di casa tua ti spia? Il termostato di casa tua, quello smart, ti spia? Questo è il nuovo totalitarismo. Allora, in nome dei nuovi pericoli, forse bisognerebbe mettersi d'accordo su come agire nel futuro, perché non si deve dimenticare, ma non si può passare tutto il tempo a ricordare. Ecco Giacomo, però ricordiamo anche che questa serie non è soltanto una serie storica, ma è ovviamente anche, cioè, una sorta di thriller, no? Quindi c'è tensione, sì, cioè, anche certo. Se comunque il finale lo si conosce, però hai voluto costruire una storia con un grande mordente. Sì, sì, esattamente, il mio compito è stato quello, perché la sceneggiatura appunto è tensiva, ma in realtà non succede niente, cioè è tutto quello, si aspetta questa, tutto preparatorio, sì, diciamo. Si aspetta questa assemblea che in realtà è una riunione intorno a un tavolo, quindi non, ecco, e però ognuno prende i suoi rischi appunto in un'epoca. Ho cercato di raccontare, come diceva Maurizio, quel periodo lì che magari gli spettatori disattenti fanno fatica a ricordare o immaginarsi, no? La storia oggi sarebbe completamente diversa, no? Oggi per fortuna, malgrado tutto, c'è ancora libertà di espressione, di dire, ognuno può dire, noi possiamo dire quello che pensiamo, ecco, lì era pericolosissimo. E quindi questo eroe negativo che è questo signore qua, che era un gerarca fascista implicato in tantissime porcate che il fascismo ha fatto, comunque in quei giorni mette a repentaglio la propria vita, per cui non ha avuto nessuna paura di a un certo punto, quando si mette in azione, di seguirlo, dandogli comunque quello che si merita, ecco, che comunque ha messo la propria vita a servizio. Poi se l'ha fatto perché ha capito che la barca affondava e lui in mezzo, va bene lo stesso, cioè probabilmente aveva tanta ambiguità. Eh sì, perché ecco, come però ci ha iniziato si a aprire, come diceva Maurizio, ha iniziato comunque a pensare con la sua testa, a aprire gli occhi, e nella storia, grazie anche all'incontro del suo amico sì, Furio Nicolai, interpretato da Donadoni, viene bombardato un po' da lui, che è un fascista deluso, capito? Ha ragione, no? Lucido, che capisce che il fascismo ha tradito, e glielo dice, dai ragazzi che appunto che sono stufi di questa violenza, della cosa, e quindi prende il coraggio e riesce a trovare, a mettere in piedi piano piano, no? A trovare uno dopo l'altro le persone che avranno il coraggio di votare contro il Duce. Quindi diciamo non c'è la geografia di Dino Grandi, questo lo possiamo dire. No, no, no. Anche se comunque è, fra virgolette, l'eroe, se vogliamo usare questo termine, non no? È possibile della storia. Farla. No, non è possibile farla. Vabbè, no. Però un personaggio legato alle leggi razziali, cioè un personaggio assolutamente. E questo è importante ribadirlo, quindi dateci l'appuntamento per la messa in onda. 29, 30 e 31 gennaio. Rai 1 e poi anche 2024 Rai Play, non diciamo anche. Cioè, però su Rai Play ci sarà tutta la stagione disponibile. Però guardatelo su Rai 1, che è meglio. Ah, sì, certo. La prima volta guardate su Rai 1, poi guardate su Rai Play. Grazie e complimenti. Ciao, grazie.